Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, un dottore della legge domanda a Gesù quale sia il grande comandamento, cioè il comandamento principale di tutta la legge divina. Gesù risponde semplicemente: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E subito aggiunge: il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. La risposta di Gesù riprende e unisce due precetti fondamentali che Dio ha dato al suo popolo mediante Mosè, e così supera il trabocchetto che gli è stato tesso per metterlo alla prova. Il suo interlocutore, infatti, cerca di trascinarlo nella disputa tra gli esperti della legge sulla gerarchia delle prescrizioni. Ma Gesù stabilisce due cardini essenziali per i credenti di tutti i tempi, due cardini essenziali della nostra vita. Il primo è che la vita morale e religiosa non può ridursi a un'obbedienza ansiosa e forzata. Ma c'è gente che cerca di compiere i comandamenti di modo ansioso o forzati. E Gesù ci fa capire che la vita morale e religiosa non può ridursi a un'obbedienza ansiosa e forzata, ma deve avere come principio l'amore. Il secondo cardine è che l'amore deve tendersi insieme e inseparabilmente verso Dio e verso il prossimo. Questa è una delle principali novità dell'insegnamento di Gesù e ci fa capire che non è vero amore di Dio quello che non esprime nell'amore al prossimo. E allo stesso modo non è vero amore del prossimo quello che non attinge dalla relazione con Dio. Gesù conclude la sua risposta con queste parole: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ciò significa che tutti i precetti che il Signore ha dato al suo popolo devono essere messi in rapporto con l'amore di Dio e del prossimo. Infatti, tutti i comandamenti servono ad attuare, ad esprimere quel duplice e indivisibile amore. L'amore per Dio si esprime soprattutto nella preghiera e in particolare nell'adorazione. Ma noi trascuriamo tanto l'adorazione a Dio. Noi facciamo la preghiera di azione di grazia, di ringraziamento, la supplica per chiedere qualche cosa, ma trascuriamo l'adorazione. E adorare Dio, proprio il nocciolo della preghiera, e l'amore al prossimo, che si chiama anche carità fraterna, è fatto di vicinanza, di ascolto, di condivisione, di cura per l'altro. E tante volte noi lasciamo passare, ascoltare l'altro perché è noioso, o perché mi togli del tempo, o portare, accompagnare nei suoi dolori, nelle sue prove. Ma sempre troviamo tempo per chiacchierare, sempre. Non abbiamo tempo per consolare gli afflitti, ma tanto tempo per chiacchierare. State attenti. Scrive l'Apostolo Giovanni: chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Così si vede la unità di questi due comandamenti.
Nel Vangelo di oggi, ancora una volta, Gesù ci aiuta ad andare alla sorgente viva e zampilante dell'amore. E tale sorgente è Dio stesso, da amare totalmente in una comunione che niente e nessuno può spezzare. Comunione che è dono da invocare ogni giorno, ma anche impegno personale perché la nostra vita non si lasci schiavizzare dagli idoli del mondo. E la verifica del nostro cammino di conversione e di santità è sempre nell'amore del prossimo. Questa è la verifica. Se io dico amo Dio e non amo il prossimo, non va. La verifica di che io amo Dio è che amo il prossimo. Finché ci sarà un fratello o una sorella a cui chiudiamo il nostro cuore, saremo ancora lontani dall'essere discepoli come Gesù ci chiede. Ma la sua divina misericordia non ci permette di scoraggiarci, anzi ci chiama a ricominciare ogni giorno per vivere coerentemente il Vangelo. L'intercessione di Maria Santissima ci apre il cuore per accogliere il grande comandamento, il duplice comandamento dell'amore che riassume tutta la legge di Dio e da cui dipende la nostra salvezza. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con particolare preoccupazione le notizie che giungono dalla Nigeria circa gli scontri violenti avvenuti di recente tra le forze dell'ordine e alcuni giovani manifestanti. Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre ogni forma di violenza, nella costante ricerca dell'armonia sociale attraverso la promozione della giustizia e del bene comune. Saluto tutti voi, romani, pellegrini venuti da diversi paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli
particolare saluto il gruppo Cellula di Evangelizzazione della parrocchia San Michele Arcangelo a Roma e anche i ragazzi dell'Immacolata che sono abbastanza oggi. Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monsignore Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Ruanda. Monsignor Wilton Gregory, arcivescovo di Washington. Monsignor José Advíncula, arcivescovo di Capiz, Filippine. Monsignore Celestino Ausbracco, arcivescovo di Santiago de Chile. Monsignore Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei, Kuala Lumpur. Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, Colle Valdelsa, Montalcino. Fra Mauro Gambetti, francescano conventuale, guardiano della comunità francescana di Assisi. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardenalizio Monsignor Felipe Arismendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de las Casas. Monsignor Silvano Tomassi, arcivescovo titolare di Assolo, nunzio apostolico. Fra Raniero Cantalamessa, cappuccino, predicatore della Casa Pontificia. Monsignor Enrico Feroci, parroco a Santa Maria del Divino Amore al Castel di Leva. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Thank you.